Ciao ragazzi, allora bentornati in questo nuovo video e qui appunto vediamo la recensione dei vostri store che mi avete messo sul gruppo e-commerce virtuoso, ok? Cosa che ti invito a fare poi alla fine del video, ok? E prima di andare al succo del video annuncio anche il vincitore per la consulenza dello scorso video che lo lascio appunto qua. E per favore scrivimi su Instagram così possiamo programmare la consulenza. Se anche tu vuoi avere in vincita a questo giveaway, basta che metti un like a questo video, ti iscrivi a questo canale, accendi la campana delle notifiche e commenti qua sotto quante volte vuoi e al successivo video annuncerò il vincitore che avrà quindi questa mezz'ora su Skype con me, ok? Quindi quello che ho fatto è stato semplicemente andare a chiedere a voi stessi i vostri store, quindi che mi avete lasciato un link e il vostro store sotto un post che avevo messo appunto sul gruppo. E adesso più o meno per una quarantina di minuti, mezz'ora, andremo a parlare solo di questo. Se ti ho revisionato lo store, staci molto attento, guarda molti dettagli e se non ti ho revisionato lo store, quindi se il tuo store non è qua, o perlomeno è la prima volta che guardi questo video, allora assolutamente segui appunto questo canale e lasciami un commento sotto dicendomi eventualmente cosa ne pensi, se ti è stato utile questo video e tutto ciò di cui hai bisogno, ok? Ok ragazzi, allora partiamo dal primo store che mi avete mandato, che è catfithealthy.com, quindi vediamo un po'. Allora, get 10% off, eh? Ok, home, buy, track your order, ok, vediamo un attimo il track order. Ecco qua, allora il track order qua che sarà sicuramente con 70 in track o qualcosa del genere, piuttosto usa l'applicazione Parcel Panel, ok, l'avevo consigliato in un video e te lo consiglio assolutamente di guardarlo, perché è veramente ottimo. Quindi vediamo qua la home page, ok, quindi si tratta di questo prodotto. Ok, vabbè, la pagina di home va anche abbastanza bene, visto che è abbastanza semplice, monoprodotto. Allora, buy cat special bowl, ok. Qua allora ti consiglierei di andare ad usare un nome un pochettino più particolare e originale, ok. Prezzo va bene, white, ecco qua, white, pink e light blue. Di per sé anche le immagini sono molto molto buone di qualità. L'unica cosa, prova a chiedere al fornitore qual è il colore più venduto, ok? E se nel caso fosse bianco, nel caso avessi solo l'immagine, o comunque la maggior parte, se non quasi tutti i video che hai per le creative sono in bianco, ti direi di lasciare semplicemente bianco, ok? Però anche così va bene, sono tre colori, massimo tre va bene, immagini di qualità e vanno anche bene. Allora, un pulsante di tattoo card, bello grande, verde, ottimo. Ti consiglierei poi di andare a mettere un trust badge, ok, più trust badge, ad esempio money back guaranteed, free shipping, queste cose qua, ok, giusto sotto la call to action, ok, immagini di qualità, vedo che hai messo anche il logo, ottimo. Allora qua questo blocco di testo, l'unica cosa ti direi di accorciarlo fino a qua, ok, che questo magari può essere un po' di troppo, giusto per avere più alternanza tra immagini e testo. Ok, choose the original one, va bene, anche la GIF va bene, di qualità mi piace. Ok, our guarantee. Eventualmente ti suggerirei di andare a mettere una seconda call to action qua in fondo. Poi vedo che c'è anche lasciato tre spazi vuoti, che questo spazio vuoto è inutile. Ok, quindi piuttosto togli e metti ad esempio un'altra call to action qua, oppure anche una sorta di immagine, animazione con su le tue garanzie, però anche così vanno bene. E unica cosa, assolutamente le recensioni. Metti assolutamente le recensioni. Puoi usare anche Lux, oppure anche Judgme, oppure Shopify Product Reviews, insomma, quello che preferisci tu. Quindi queste cose qua da modificare, il resto va anche abbastanza bene. Come pagina prodotto mi piace, immagini di qualità, come si deve, il prodotto anche non è male. E boh, praticamente questo. L'unica cosa, sì, queste piccolezze, quindi tracciamento ordini, il nome un pochettino più personalizzato, poi le stelle in preview qua che ci sarà con Lux, quindi tra il nome e il prezzo, il trust badge, ok? Questo pezzo di testo un pochettino da accorciare e poi una seconda call to action eventualmente qua in fondo e poi le recensioni, assolutamente le recensioni. Poi vediamo qua, allora partiamo dalla pagina di home, questo qua, iBrowse. Wax.co. Allora, qua prima di tutto l'header è veramente gigante, ok? E si vede qua che l'immagine, ok, del logo è comunque un'immagine molto ampia, quindi ti suggerirei metti l'immagine qua, ok? Quindi del logo Eyebrows Wax e vai a ritagliare sopra e sotto, così ti viene un logo bello stretto, ok? Sopra e sotto.
almeno avrai un header molto molto più corto, perché qua se vado in basso dà parecchio fastidio, cioè un quarto della pagina è coperto dall'header, il che non è per niente fantastico. Comunque vediamo un po', allora in generale la home page può anche andare bene, ci sta. Ok, our customers ci sta. Per our customers ti suggerirei anche di mettere una sezione dedicata ai testimonial, ok? Quindi proprio una persona che ne parla, un testo, un qualcosa del genere, quindi non solo le immagini. Quindi poi andiamo su eyebrows wax. Allora qua, ok, qua, allora vediamo un attimo. Ecco qua, allora questa opzione qua è inutile. Un conto avessi più scelte da mettere, però qua eyebrows wax è solo uno, ok? Quindi come ti ho detto, visto che è solo uno e questo qua è un pulsante inutile, piuttosto toglielo. Poi allora la call to action, allora vediamo un attimo come appare da mobile. Allora, da mobile appare così. Allora, cosa importante qua, il 50% today only, questo qua toglielo piuttosto. Metti ad esempio un'offerta, un codice sconto, il fatto che c'è un periodo che siamo prima di settembre, quindi dai una motivazione per cui ci sono offerte, ma 50% off today only... Ok, un po' troppo, non è che sia fantastico. Poi qua, visto che usi questo tema, ti suggerirei di avere quattro immagini in totale, così almeno hai un'immagine principale, le quattro immagini in riga, ok? E almeno qua non ti rimane queste due immagini con i vuoti, ok? Quindi nella pagina prodotto non ci devono essere parti inutili, parti vuote, quindi piuttosto metti solo quattro immagini e basta. Poi qua, allora, come ti ho detto, dell'opzione, e qua assolutamente la call to action da mettere sotto il selettore quantità, perché la call to action è piccola, ok? La call to action, cosa veramente importante, deve essere tutto, ok? Tutta la parte orizzontale del mobile deve essere coperto, ok? Quindi deve essere bello grosso, e visto che si chiama call to action deve proprio chiamare all'azione, quindi deve essere bello grosso, visibile e che chiami all'azione, cioè a cliccarci sopra. Una cosa, eventualmente il colore cambialo, che è di questo giallo un pochettino troppo tipo fluo, troppo chiaro, quindi ti suggerirei piuttosto di andare a scurire un po', ok, questa call to action. Eventualmente usa anche l'estensione questa qua che ti indico, Colorzilla, ok, che però avevo fatto un video su questo, quindi se vai sul mio canale vai a vedere proprio l'estensione di Chrome Colorzilla in un video che ho dedicato ai codici colori, troverai l'applicazione. Ti suggerirei di andare a mettere la call to action delle tue carte dello stesso colore della call to action delle tue carte di Amazon, ok, oppure anche del Buy It Now. Stessa cosa anche le stelle, scuriscile un po', falle più o meno dello stesso colore di Amazon. Usi l'estensione Colorzilla che ho consigliato e sei a posto. Allora, di per sé il prodotto è molto buono, si vede anche l'effetto che ha, quindi con la cera e tutto, effetto prima e dopo, va bene. Ok, how to use. Ok, how to use, potresti anche toglierlo, anche perché qua nella GIF si vede chiaramente come andare ad usarlo, però magari una persona va anche molto più veloce, ma sì, potresti anche toglierlo, how to use, e lasciare solo la GIF. Però per arricchire, sì, puoi anche lasciarlo. L'unica cosa, fallo magari un po' più grafico, eventualmente fai un'immagine, fai un'immagine ad esempio molto molto più completa, allora che non sia un pochettino troppo troppo vuoto. Poi anche qua le dimensioni potresti anche andare a modificare, cioè rimpicciolire un pochettino l'immagine, o eventualmente tagliare un pochettino sopra e sotto per farlo un po' più corto, così non ti occupa così tanto spazio. Ok, package include, guarantees, ok, stessa cosa qua, anche il colore un po' troppo fluo, chiaro, eccetera. E ti suggerirei di andare a mettere anche una seconda call to action qua in fondo alla descrizione della tua carta. Quindi allora vediamo, eyebrow wax, contact us, shipping info, tracking. Allora andiamo sul tracking, vediamo. Ecco qua, stessa cosa, 17 track, non usarlo, te lo sconsiglio piuttosto. Hai un prodotto che è un po' ad alto valore percepito, quindi il tuo compito è sempre trasmettere un alto valore percepito del prodotto, quindi non usare 17 track, piuttosto usa un'applicazione Parcel Panel, è molto più professionale, figo, sembra un po' il layout di tipo i tracciamenti di Amazon, ed è molto molto meglio, assolutamente. E poi vediamo un attimo d'altro cosa possiamo guardare. Allora, anche la pagina di shipping, ecco qua, penso comunque lingua inglese, andrai a vendere su più mercati, magari sia Stati Uniti, Big Four, eccetera. Quindi, se
cerca di specificare anche qua, qua magari può essere un po' corto, cerca di specificare ad esempio per ogni zona, tipo negli Stati Uniti dura così tanto la spedizione, viene consegnato con la USPS, in UK viene consegnato in tot tempo e viene consegnato con la Royal Mail e così via, ok? Giusto per arricchire un po' di più, per insomma dare più impatto anche alle persone, perché insomma alcune persone che possono essere un pochettino più, definisci le rompicoglioni o perlomeno che sono più pignole, notano queste cose, ok? E la cosa, il compito tuo è proprio non sembrare assolutamente uno store in dropshipping, ok? Poi vediamo, allora vediamo dei skin, questo qua che mi avete mandato, allora vediamo questo shop now, ok, qua da mobile va bene, però se tolgo il mobile e vado su desktop, questo qua è una roba orribile, quindi cerca di ottimizzarlo un pochettino anche per desktop eventualmente. Comunque qua, allora il logo è troppo grande, ti suggerirei piuttosto taglia l'immagine del logo sopra e sotto, ok? Così ti viene anche più piccolo l'header e poi lo rimpicciolisci un pochettino, così almeno non è troppo ingombrante. Poi vediamo un po', ok. Ok, quindi prodotti comunque nicchia, bellezza e queste cose qua. Ok, vediamo un attimo cosa c'è. Home catalog, ecco qua, ti suggerirei di andare a mettere home catalog, about us, anche un contact us e una pagina dedicata ai tracciamenti. Ok, molto molto importante la pagina di tracciamento. Allora, vediamo qua. Ok, quindi ha in totale 7 prodotti. Sì, 7 prodotti. Questo qua toglielo. Questo qua toglielo del sort by, eccetera, eccetera. Più che altro perché hai 7 prodotti, quindi insomma non ti serve andare a filtrare. Quindi un conto avessi 50, 100 prodotti, ti direi ok, ci sta anche metterlo, però in questo caso non serve, toglielo pure. Quindi andiamo a vedere ad esempio questo qua del rullo di Giada. Ok, allora, una cosa, visto che tu hai uno store principalmente incentrato sulla bellezza, sulla cura della pelle, eccetera, ti suggerirei anche di avere un codice colore diverso. Questo marroncino non è fantastico, piuttosto punta ad esempio su un qualcosa tipo rosa, rosa oro, fucsia, un po' più scuro, un qualcosa che trasmetta anche assolutamente qualità, ma non marrone, ti suggerirei qualcos'altro, ok? E vediamo, ecco anche qua l'opzione, dei skin jade. Rexall, Relax, anche questo è assolutamente da togliere, tanto è inutile, ok? È solo un'opzione, quindi toglielo assolutamente. Poi le stelle, ti suggerirei di metterlo del colore delle stelle di Amazon. Ok. Allora, qua le recensioni, assolutamente falle tu piuttosto le recensioni, queste cose qua, shopper, nomi censurati, queste cose qua, no, sono veramente orribili. Ah, e poi una cosa. Questo may also like, quindi dei prodotti che consiglio piuttosto toglilo. Questo perché è una cosa che suggerisco di andare a farti la pagina prodotto, dove incentri la tua pagina prodotto solo su quel prodotto lì, quindi la persona non deve avere distrazioni. Quindi quando va sulla tua pagina prodotto e vede un qualcosa del genere, dice, magari una donna vede questo coso, dice, interessante, la forma mi intriga, andiamo a vedere che cos'è, ok? Senza pensare male assolutamente, però andiamo sotto, ok, la ragazza guarda e poi magari esce perché non gli interessa questo prodotto, ma magari gli interessava l'altro, quindi tu gli hai dato gli hai portato troppa disattenzione, quindi di conseguenza se ne esce fuori. Quindi piuttosto non dare distrazione alle persone, lascia solo la pagina prodotto con il prodotto e basta. Allora, per quanto riguarda le recensioni, qua fai write review, ti selezioni anche qua le stelle che vuoi, eccetera, ti incolli il testo, quindi ti prendi il testo, ok, l'immagine. Ce la metti sopra e basta, ok? Però non andare a fare una roba del genere, importare direttamente dall'Express, perché questo fa schifo, ok? Il nome censurato e poi anche il nome shopper, cioè no, è inguardabile, piuttosto no. In generale la struttura della pagina prodotto va bene, ti suggerirei di andare a mettere altri tipi di strass badge, non questi qua, una call to action va bene, prezzo eventualmente o lo metti scontato. Oh, comunque puoi vedere un po' tu. Allora qua, ok, tutti i prezzi interi tranne questo, ok, quindi non sono tutti scontati, solo alcuni, quindi questo qua, quindi white, ecco anche qua versione white, toglielo, è un pulsante inutile questo che non serve, ok, porta solo distrazione inutile. Ok, come struttura un pochettino della pagina prodotto ci sta anche. Ci sta anche con alternanza di elementi, grafica, testo, va bene.
Ecco qua, vedo che le hai fatte tu le recensioni, ok, quindi qua hai puntato a fare le tue recensioni, ottimo, questo va bene. Quindi come ti ho detto, queste piccolezze, cambia il codice colore piuttosto perché non è che sia fantastico. Qua vedo che hai messo anche il logo sopra il prodotto, ottimo, quindi per dare anche la sensazione di branding, ottimo. Questo free shipping worldwide, toglielo assolutamente, piuttosto metti qualcos'altro, tipo un'offerta speciale, magari un codice sconto, magari un periodo di saldi o perché siamo quasi a settembre, quindi vuoi dare un tipo di sconto particolare, queste cose qua, ok? Però le solite cose, 50% solo oggi, oppure free shipping worldwide, eccetera, cioè, piuttosto no, è troppo spinto, è troppo un qualcosa che alla fine le persone non ci credono più, quindi piuttosto meglio essere originali, ok? Poi vediamo, ah, e poi una cosa qua, dei skin, non hai messo il favicon, vedi qua in alto l'icona? Hai lasciato normale senza mettere niente, metti il favicon, ok? Quindi basta che metti il tuo logo. Poi qua vediamo un po', ok, My Alpha Dogs. Qua è il favicon di My Alpha Dogs, per chi me l'aveva lasciato nel commento sotto il post del gruppo. Hai lasciato il favicon di Shopify, quindi cambialo assolutamente, metti il tuo logo, magari metti non so, un'icona di una zampa oppure il tuo logo come preferisci tu. Però questo qua di Shopify assolutamente no. Vediamo da versione mobile. Allora, qua la versione mobile, train your forage friend, ok, quindi si tratta comunque di store monoprodotto. Ok, allora cosa importante qua, il banner e l'immagine, piuttosto rimpiccioliscila un po', è troppo grande, la persona quando arriva, meglio che la prima cosa che vede è questo. Più che altro perché devi pensare che tu stai sponsorizzando un video, un'immagine, quello che è, quindi già lì la persona dovrebbe già essere convinta, in un certo senso, di comprare il prodotto perché è molto molto interessata, quindi sa già cos'è il prodotto, non mettere piuttosto questo, ok? Se vai a fare un qualcosa del tipo più sulla SEO, più su qualcosa del genere, ci può anche stare, ok? Quindi avere un pochettino di qualcosa in organico, però piuttosto o lo togli oppure lo rimpicciolisci perché è troppo grande, piuttosto la prima cosa che si deve vedere è questo, ok? Poi orange black va bene, qua ti suggerirei anche di andare a chiedere al tuo fornitore qual è il colore più venduto, ok? Se è arancione oppure black, se o ad esempio supponiamo che vai a vendere negli Stati Uniti, quindi gli chiedi al fornitore can you tell me which is the most sold color, qualcosa del genere, ok? Quindi gli chiedi semplicemente mi puoi dire per favore qual è il colore più venduto, ok? Quindi ti dice semplicemente guarda, è stato più venduto la versione black negli Stati Uniti e quindi piuttosto lasci solo un'opzione. Meno opzioni dai alle persone e meglio è, ok? Poi qua di per sé il codice colori è sì verde, è un po' troppo verde fluo, quindi ti suggerirei di andare a scurirlo un pochettino, giusto un po', non troppo, ok? Giusto un pochettino, più che altro perché uno, la call to action è troppo fluorescente, sembra un qualcosa di tipo giocattolo, ok? Quindi ti suggerirei un pochettino di andare a scurirlo, proprio poco poco, ok? E eventualmente metti dei trash badge qua, anche perché c'è uno spazio vuoto, inutile, quindi almeno lo riempi con un trash badge. Come ho detto, personalizzato, un qualcosa di particolare, un pochettino. Ok. Qua, visto che è store monoprodotto, quindi con la landing in home page, ti suggerirei anche di mettere una seconda call to action qua in fondo, di mettere anche una sorta di immagine dedicata a tipo money back guaranteed, qualche garanzia, qualcosa del genere, ok? E assolutamente le recensioni da mettere in fondo, assolutamente sì. Offerta valida per 60 minuti, magari può essere un po' spinta. Allora, home, contact us, track your order. Vediamo, track your order. Vediamo. Ok, qui utilizzi Aftership. Vedo solo l'unica cosa, questa scritta powered by Aftership. Piuttosto cerca di toglierlo. Ok, cerca di toglierlo. Per il resto va anche abbastanza bene. L'unica cosa, sì, queste piccolezze, quindi il banner. Poi comunque il colore, vedi qual è il colore più venduto, i trust badge, una seconda call to action in fondo e poi bisognerebbe vedere anche la tua video creative, però già così va bene, anche se ti suggerirei di andare a mettere il prodotto in una pagina prodotto e non in home page, perché se vai a scalare, se vuoi andare a crearti uno store di nicchia e queste cose qua, insomma, visto che è renderizzamente fatto sulla pagina di home,
ti verrà anche più difficile, diciamo, andare a trasformare lo store. Comunque vediamo poi il prossimo, questo qua. Allora, greenpet.com. Ok, qua tra l'altro non si vede il logo, non si vede il logo, vediamo un attimo. Ok, qua da mobile si vede, da desktop non si vedeva. 74,95 è un prezzo parecchio alto. Allora, ah no, ok, comprane uno, 39,95, anche così abbastanza alto. Però allora, spedizione gratuita in tutta IT, no, piuttosto metti in tutta Italia, però in tutta IT no. Poi quali opzioni, vedo che insomma i bundle, 1, 2, 3, 4. Allora, quando testi il prodotto piuttosto testalo e vedi quanti pezzi massimo acquistano le persone. Ti suggerirei piuttosto fai comprane uno e poi comprane due massimo. Se proprio vuoi metti massimo 3. Però al quarto, insomma, la vedo difficile che qualcuno che acquista 4 pezzi, ok? Poi qua allora c'è call to action. Ah, e vedo che il tuo pubblico è italiano e poi la call to action è in inglese, ok? Quindi add to cart, buy with, eccetera, eccetera. E anche more payments option, traducilo. Cioè, mettilo in italiano assolutamente. Poi il pulsante del buy with PayPal, piuttosto toglielo, ok? Lascia solo una call to action, una call to action della to cart e basta. Quindi qua ok. Allora qua l'unica cosa, vedo questi, questi bullet point, questi elenchi puntati. Cerca di accorciare un pochettino gli elenchi puntati, perché gli elenchi puntati, i bullet point, hanno lo scopo di riassumere il più possibile, quindi in una massimo due righe dovresti già avere una massimo due righe per bullet point per ogni punto, dovresti cavartela. Qua magari è un pochettino troppo lungo. Ok, come usarlo? Io sinceramente eliminerei questa parte qua, come usarlo, ok? Anche perché si vede chiaramente, batteria ricaricabile, gira comunque la lima dentro, applichi e basta. Si vede comunque dalla GIF come funziona il prodotto, ok? Quindi piuttosto lo toglierei. Cosa include qua? Va bene, ok, comprare da noi, le animazioni vanno bene, le recensioni assolutamente mettile e poi eventualmente metti un'altra call to action in fondo alla descrizione. Ok, vediamo. Home, assistenza clienti, fac, traccia il tuo ordine. Allora, qua, vediamo di andare sulla pagina di Home, che avevo notato una cosa qua. Allora, tu hai di per sé un home page, ok? E l'unico modo dalla home page ad arrivare al tuo prodotto è tramite questi pulsanti, ok? Quindi scopri ora e via dicendo. Qua invece non hai nulla, hai solo home, assistenza clienti, fa che traccia il tuo ordine. Quindi ti suggerirei piuttosto metti home, ad esempio compra Greenpet, qualcosa del genere, oppure acquista ora o cose di questo tipo per dare proprio la possibilità alla persona di andare facilmente sulla tua pagina prodotto, ok? E poi eventualmente metterei, no, ok, l'assistenza clienti, vediamo. Ok, qua va bene, traccia il tuo ordine, ok, qua penso userai parcel panel, sì. Ok, una cosa così va bene. Ah, e qua un'altra cosa, sempre qua l'header, vedi che in versione desktop non ci siamo assolutamente, cioè è gigante. E poi sicuramente il tuo logo che è qua, però il logo è nero e non si vede. Infatti se metto il puntatore vedi che si vede che c'è un'immagine, ma di per sé non si vede, quindi assolutamente cambiala. Ok, metti l'immagine, non so, color bianco, logo, come preferisci tu. Ok, poi a parte quello va bene. L'unica cosa è queste piccolezze da modificare. Ok, poi vediamo qua, va di per sé. Guardandolo il tema mi piace un sacco, per quanto riguarda il bambù, il fatto dell'ambiente, di non andare a sprecare, di essere comunque magari biodegradabile, tutte queste cose qua mi piace veramente un sacco. Ora, il logo qua, vedi che il logo, lo sfondo del logo dietro questo verde è diverso dal verde questo e si nota, ok? Se mi metto a guardare anche da lontano si nota, quindi piuttosto ritaglia l'immagine, ok? Ti fai un lavoro su Photoshop o perlomeno ti prendi un freelancer o qualcuno di bravo, se vuoi ti posso dare anche io un contatto. Di un freelancer, così ti puoi andare a ritagliare l'immagine sopra e sotto, ti fai anche lo sfondo trasparente, lo metti qua e almeno hai un header sottile e fatto ad hoc, ok? Poi vediamo toothbrush, ok, qua di per sé l'idea del toothbrush ci sta. Una cosa che ho notato però è che qua cambiando proprio l'opzione c'erano dei colori che non andavano, tipo beige, tipo purple, tipo brown, mint, yellow, ok?
se vado a selezionare, alcuni di questi funzionano e cambiano di colore, ma alcuni non funzionano. Qua vai a chiedere al tuo fornitore quali sono i colori più venduti e vai su quello piuttosto, ok? Qua ci sono veramente troppe opzioni. Se dai troppe opzioni alle persone, in genere sopra 4-5 opzioni, le persone fanno fatica a scegliere e vedono, cavolo, quello bianco è carino, però anche quello blu, non è, a parte che non appare, anche quello nero non è male, però anche quello lì tipo arcobaleno non è male, ok? Quindi le persone ci pensano così tanto a lungo che alla fine non acquistano un bel niente, quindi piuttosto meno opzioni ci sono e meglio è. Chiede al fornitore quali sono i colori più venduti. Qua questo timer toglilo, ok? Che non, personalmente non mi piace, piuttosto metti un trust badge al posto del timer, anche perché hai già qua in alto free shipping today only on order over $60, ok? Quindi piuttosto questo timer lo togli, perché ragazzi, già i timer non sono fantastici, soprattutto ultimamente. Se poi mettete troppe cose che comunque danno scarcity, urgency eccetera, siete sempre meno credibili, ok? Quindi piuttosto togli il timer, ci metti un trust badge come si deve, professionale, personalizzato e tutte queste cose qua e via. Poi qua la call to action, questo pulsante del buy with PayPal toglilo assolutamente, quindi deve essere add to cart e buy it now, oppure una cosa che consiglio di lasciare solo ed esclusivamente la call to action dell'add to cart e basta, quindi solo una. Poi vediamo qua, ok, testo, questa animazione non è male, anche carina. Ok, qua anche questo ci sta, le recensioni, ecco qua anche le recensioni, togli la data e fai tu le recensioni, ok? Quindi invece di andare ad importarti dall'Express, piuttosto fai write a review, ti scrivi tu la recensione, stelle, metti testo, metti immagine e via, ok? Visto che all'inizio non hai ancora acquisti, quindi un minimo per dare social proof. Allora questo, allora vediamo il thermos, ecco ad esempio qua l'idea del thermos a me piace un sacco e personalmente io comprerei questo thermos, le immagini sono veramente belle, di qualità e mi piacciono anche, ok? Quindi per le immagini approvato, anche per l'animazione qua che vedo Pandu, ok? È di per sé bella, mi piace un sacco, l'unica cosa, se riesce a fare delle animazioni un po', ecco vedi anche il logo qua, se lo metto in mobile viene veramente troppo grande l'header, quindi ritaglia l'immagine, sfondo trasparente e lo metti qua. E di per sé allora vediamo 450 ml, 360, ok ci sta, togli il timer e metti trust badge, ok, qua questo blocco di testo no, è tutto un blocco di testo unico, quindi piuttosto accorcialo, ok? Se una cosa che ti consiglio, ti ordini il prodotto, te lo fai arrivare a casa, fai anche tu video, gif, foto eccetera, lo puoi mettere anche nella descrizione, ok? Però questa descrizione è troppo lunga, ci sono troppe cose di questo tipo, va bene, certificazione sì, va bene, ma sei troppo lungo. Intanto ragazzi, fuori sta diluviando, spero che non arriva l'apocalisse. Comunque qua vedi stesse cose, le recensioni sono importate dall'Express, quindi piuttosto fai write a review, le fai tu. E il colore delle stelle, piuttosto, allora puoi metterle o verde, oppure ti consiglio di mettere le stelle dello stesso colore delle stelle di Amazon, ok? Poi qua questo trust badge, piuttosto cambialo, non è fantastico. Qua ad esempio potresti mettere questo qua, va Visa, Mastercard, PayPal eccetera, e poi qua sotto questa call to action andare a mettere un qualcosa di personalizzato, tipo money back guaranteed, free shipping, queste cose qua, ok? Poi vediamo un attimo qua, mini paper swap, ok, questo mi sembra di averlo già visto e mi sembra che me l'avevi già mandato, non mi ricordo il tuo nome ma me l'avevi già mandato. Comunque vedendo qua, allora vabbè, home page, semplice, nulla di particolare, e questa cosa di Lux non è fantastico, powered by Lux, quindi toglielo, fallo togliere, ok. Poi vediamo home, contact us, shop now, lo sposterei qua, il contact us di qua. E poi ti consiglierei, ok, qua hai una pagina dedicata alle spedizioni per dire quanto dura la spedizione, se è comunque 5-10 giorni ottimo, ma aggiungi anche una pagina dedicata ai tracciamenti e ti consiglio di usare l'applicazione Parcel Panel. Poi vediamo qua mini paper soap, TM portable disinfectant soap, ok. Allora questa tabella piuttosto togliela, inizia a testare il prodotto senza questa tabella. Quello che deve vedere la persona quando arriva sulla tua pagina prodotto, ok? Deve essere semplicemente nome, immagini,
vabbè, le opzioni e poi la call to action. Quindi piuttosto questo al momento eliminalo, ok? E poi eventualmente lo puoi andare a testare, ok? Quindi piuttosto togli la tabella, aspetti comunque, non che aspetti, però testi il prodotto, lo vai comunque a spingere per bene, poi quando sarai sul punto di dire ok, questo prodotto mi porta profitto, va, funziona tutto quanto, allora puoi anche aggiungere. Poi qua stessa cosa, lascia solo il pulsante dell'add to cart in rosa, togli il pulsante del buy with PayPal, assolutamente toglilo, ok? Ok, vediamo la descrizione, ok, benefits, ok, buono. Allora, questo auto use lo toglierei piuttosto, anche perché già dalla GIF qua si vede esattamente che cosa fa il prodotto, quindi potresti anche toglierlo, ok? Poi quale dimensioni, va bene. Comunque sì, alla fine vai proprio a modificare questi trust badge, piuttosto metti qualcosa di più personalizzato. Qua ti consiglierei piuttosto di andare a togliere le date, piuttosto togliele perché non, insomma, 25, provi, se riesci a farle sì, un giorno sì, un giorno no, e queste cose qua con descrizioni molto molto belle, ok, può anche andare. Così può anche andare e va bene. Quindi qua un page shipping info, ok. Quindi pagina di tracciamento, assolutamente. Buy mini, ok. Andiamo in fondo. Ok, ci sono anche le policy e qua va bene. Poi bisogna vedere anche un po' lato creative, però in generale come home page va bene. L'unica cosa è queste piccolezze da correggere, ok. Stessa cosa anche il colore delle stelle, come ho detto prima. Poi vediamo qua Lux Detox, questo qua l'avevo già analizzato giusto poco tempo fa. Allora qua di per sé come prodotto ottimo, l'unica cosa, allora qua hai home, about us, buy eccetera, fuck, contact us. Anche qua assolutamente aggiungi una pagina di tracciamento, assolutamente da aggiungere, ok? Poi free shipping worldwide, questo qua no, piuttosto metti qualcos'altro, però free shipping worldwide no, ok, ci sono le shipping policy eccetera, però comunque aggiungi assolutamente una pagina di tracciamento e usa l'applicazione Parcel Panel. Poi qua va bene, questo colore rosso del prezzo scontato no, piuttosto mettilo in verde e questo qua in rosso, ok? Poi una call to action va bene, questo qua può anche andare. Ok, GIF, queste cose qua, bullet point va bene. La GIF va bene, le animazioni, ah ecco le animazioni, queste qua, vediamo un attimo. Allora, queste animazioni piuttosto che farle una roba così, tutte in verticale, ti suggerirei di andare a farti un'immagine grossa così, o perlomeno in orizzontale, e di andare a mettere tutto quanto così unito, per non avere tutto quanto troppo verticale, ok? Poi vediamo un po', ok, package include, shipping and delivery, guarantee, va bene, similar products. Ok, il similar products lo andrei a mettere piuttosto sotto, non dare distrazione alle persone, piuttosto mettilo sotto le recensioni. In generale comunque va bene, Lux Detox ci sta, e una cosa, non hai messo il favicon, quindi ti suggerirei di andare a mettere il favicon qua, ok? Basta che usi ad esempio questo tuo logo dove c'è la foglia con tipo la croce, che va benissimo. Ok, di per sé non è male, alto valore percepito ed è molto bello comunque. Buy detox eccetera, refund policy, ok, non è male di per sé. L'unica cosa, queste piccolezze che ti ho detto appunto per la pagina prodotto, il favicon e via dicendo, quindi insomma assolutamente da curare queste piccolezze, ok. Però in generale come store non è male e testa assolutamente il prodotto, ok, e ovviamente questi colori qua. Allora vediamo quindi l'altro store, allora manshaving.co, ok, ok, model A, ok, qua in fondo non ci sono le pagine legali ma ci sono qua nel menu, ti suggerirei piuttosto metti le pagine legali in fondo, ok. Quindi vediamo un attimo details, as everybody knows, ok. Ok, ci sta, magari metti un'immagine, un qualcosa, è un po' troppo vuoto così. Allora qua, no, questo è orribile, questo tracking no, assolutamente no, 17 track, cioè mettere il link qua no, piuttosto installati l'applicazione Parcel Panel e ti fai un qualcosa di molto professionale, ma mettere questo link così no, assolutamente no, ok.
Anche perché non è per niente professionale, vai su uno store, poi viene reindirizzato su un altro, dice 20 in track questo qua, non, no, piuttosto no, non è per niente fantastico. Poi vediamo products, e come vedo qua dal catalogo comunque tu punti piuttosto al catalogo, non tanto ad un prodotto nello specifico, perché insomma di per sé questo prodotto non ha nulla di particolare, ok? Ma è comunque, io di per sé sono molto appassionato di queste cose, Regola Barbara, Zoe, eccetera, mi piace molto, però mi facessero un'inserzione solo di questo, non lo andrei a comprare direttamente al primo colpo. Quindi penso probabilmente andrai a puntare anche sul catalogo, che di per sé non è neanche poi tanto male. Vediamo ad esempio questo set A, Color Wood. Allora qua, visto che c'è Color Wood, solo un colore piuttosto toglielo, che tanto non ha senso metterlo lì così, che tanto non ha nessuna opzione, non ha nessuna funzione. Tax included, la scritta tax included piuttosto togli. Qua la call to action assolutamente metti una call to action sopra e un'altra call to action sotto, oppure meglio ancora lasci solo una call to action dalla to cart e basta, ok? Però così diviso sinistra e destra assolutamente no, piuttosto togli, ok? La descrizione, vabbè, non è un qualcosa alla in stile dropshipping, ma di per sé va bene. Allora, come store non è male, l'unica cosa, quella pagina di tracciamento toglila assolutamente. Ok, non è il tipico store in dropshipping, da classico dropshipping problem solving, ma è un qualcosa di molto particolare. Immagini comunque molto belle, di qualità, che ci stanno anche, non sono per niente male, ok? Io stesso comunque comprerei questi prodotti qua. Andrei a curare più il lato comunque design in generale, questi piccoli dettagli, vedi che anche qua c'è un'opzione basta bambù, la call to action e tutte queste cose qua, ok? E poi anche le recensioni, se punti comunque a un mercato americano, inglese, worldwide, eccetera, le recensioni in russo piuttosto non metterle, ok? Però in generale va anche abbastanza bene. Poi il nome Manshaving, ti consiglierei piuttosto di andare a mettere un nome molto molto particolare. Prendo ad esempio Gillette, ok? Gillette di per sé non è che si chiama la mette per la barba.com, ok? Si chiama Gillette, comunque molto molto particolare, comunque un nome da brand, ok? Stessa cosa secondo me dovresti fare tu, identificarti nella mente delle persone, perché altrimenti insomma una persona va in un negozio, comunque su Amazon riesce a trovare facilmente questi prodotti, quindi ti devi anche identificare e posizionare nella mente delle persone, ok? Comunque ragazzi, dopo aver visto questi store e questi piccoli dettagli, spero vivamente che vi è stato utile. Questo qua comunque è stato il secondo episodio, episodio non è una serie, ma comunque il secondo video appunto sulla recensione dei vostri store, e ne farò altri. Comunque se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto comunque questo tipo di video di recensione per andare a capire meglio come andare a realizzare uno store, come si deve tutto quanto professionale, che converte, eccetera, basta che me lo scrivete qua sotto nei commenti, e appunto per la prossima recensione andrò sempre a fare richiesta dentro il mio gruppo Facebook e-commerce virtuoso, che ti lascio sempre qua in descrizione il link, e stai, mi raccomando, aggiornato, così almeno parteciperai anche tu sulla recensione dello store e anche tante altre cose che usciranno a breve, tra cui veramente un qualcosa a bomba, ragazzi, che a breve andrò a lanciare. Però mi raccomando, state aggiornati, perché sono tante tante novità che farò uscire, e l'unico modo per scoprirle è naturalmente rimanere aggiornati, iscriversi a questo canale e accendere la campana delle notifiche e seguirmi praticamente ovunque, ok? Gruppo Facebook, Instagram, e poi anche YouTube, insomma tutto quello che volete, chiamate anche amici, familiari, cani, gatti, animali domestici, tutto quello che volete, e andiamo a far crescere anche un po' la community. Comunque, qui è Elvis e alla prossima!